Non è un bel primato questo. Buongiorno Paolo Siani. Buongiorno, ciao Corrado, ciao a tutti gli ascoltatori. Sempre un piacere sentirti. Naturalmente non è che i bambini stanno in carcere perché hanno fatto qualcosa, i bambini in carcere non ci possono andare, però se sono bambini e le madri invece hanno un reato, qualcosa da scontare, un giudizio in corso e hanno appunto procedimento in corso, beh, succede che dice Antigone che sono quasi 30 i bambini che vivono dietro le sbarre in qualche modo. Paolo, che cosa è successo di recente in Parlamento? Paolo Siani è stato deputato al Parlamento italiano, naturalmente tutti lo conoscono come un grande pediatra, e ad allora queste due cose si sono sposate nel suo momento di carriera politica. Oggi che succede, Paolo? Dunque, grazie per parlare di questo tema veramente marginale, probabilmente per tanti, ma per me di grande importanza e dovrebbero esserlo per tutti coloro che si interessano e hanno a cuore le sorti del paese e delle bambine e dei bambini. È accaduto che nel decreto sicurezza ci fosse un articolo, il numero 15, che in sostanza va ad abolire una norma antica del nostro ordinamento, nel senso che mentre attualmente se una donna è in gravidanza e commette un reato lieve, ovviamente, non può andare in carcere, ma va adesso domiciliari, questa norma viene abolita. Per cui se una donna in gravidanza commette un reato, anche lieve, viene messa in carcere, la legge dice in un carcere a misura attenuata, che è un ICAM. ICAM ci sono cinque in Italia, uno in provincia di Avellino, qui in Campania, a Lauro. È un carcere a tutti gli effetti, è un carcere non brutto come quello di Poggio Reale, non è tanto affollato come quello, ma è pur sempre un carcere. Per cui da ora in poi queste donne in gravidanza dovranno scontare la loro pena in un carcere. Questo che cosa comporta? Comporta che quella donna vivrà quei momenti, quei mesi della gravidanza e poi quei successivi alla nascita di un bambino in un ambiente di. Questo porta al bambino, già quando è in utero, delle gravissime alterazioni del suo sviluppo psicomotorio. Voi immaginate un bambino piccolo che vive in un carcere con orari stabiliti, luci sempre accese, spari alle finestre, odori particolari. Insomma, non è una vita normale per un bambino innocente. Per cui, diciamo, il destino dei bambini in questo paese direi non interessa quasi a nessuno, perché invece, e questo è il tema che non si riesce a far capire neanche a chi ci ascolta, a chi legge i giornali, noi non chiediamo sconto di pena, noi non diciamo chi commette un reato o quel fastidioso e odioso borseggiatore che sta in metropolitana deve stare libero, no, deve pagare la sua pena, ma non in un carcere, ma in una casa famiglia protetta, cioè in un posto dove chi ha commesso un reato è recluso perché non potrà uscire, ma un bambino vive in un ambiente che non è un carcere, ma una casa normale. Oppure per reati minori, no? Come tu dicevi Paolo, ci sono le misure alternative e in questo caso sono anche molto più rieducative rispetto al fatto di tenere una madre a crescere il proprio figlio in carcere, come dice la legge, fino ai primi 3 anni di età. Una donna può decidere di tenerlo con sé, ma può decidere, e se non ha dove affidarlo, e poi come si fa a separare una madre da un figlio. In particolar modo, ci dice Antigone, la maggioranza sono straniere, no? Che hanno più difficoltà a ottenere misure alternative o comunque hanno difficoltà ad affidare in questo caso i figli a qualche persona della famiglia per un periodo di detenzione quando è breve. Esatto, e questo è il tema, per questo poi vanno in carcere. Ora, la legge italiana già prevede che ci sia un'alternativa al carcere, e c'è le case famiglia protette, cioè è previsto. Solo la legge attualmente in vigore non è finanziata, per cui ce ne sono soltanto due in Italia, una a Roma, la Casa Livella, e una a Milano. Creare queste strutture non è complicato, ci sono tanti beni confiscati alle mafie che potrebbero svolgere questa funzione. In Campania si sta lavorando perché questa casa famiglia verrà prima o poi, diciamo, messa in funzione. Ma questa è una scelta di civiltà, perché la donna paga la sua pena e il bambino vive una vita normale. Non è tanto complicato e difficile, ma ripeto, senza per questo chiedere sconti di pena, perché qua quello che sta passando è che noi vogliamo lasciare libere le borseggiatrici, ma assolutamente no. Chi commette un reato, il giudice deve deciderlo, paga
paga la sua pena. Qua il tema è tutelare il bambino, dare al bambino una opportunità, altrimenti, Corrado, quel bambino da grande potrà fare mai il giornalista o il medico? Farà quello che fa la madre e il padre, cioè il delinquente. Allora, se abbiamo una chance per salvarlo, dobbiamo giocarci a questa chance. Bene, bene Paolo, ma naturalmente come ci siamo scritti non ci si ferma rispetto ad un passo indietro, si prova a fare due passi in avanti e dunque non solo parlarne, informare, ma anche proporre all'opinione pubblica, alla società e alla politica di riprendere questo percorso e cancellare provvedimenti che sono senz'altro non sono provvedimenti di civiltà per il nostro paese. La cosa strana è che la politica poi è strana, perché l'anno scorso la mia legge fu votata da tutte le forze politiche del Parlamento, anche da chi oggi è al governo, che invece ora, l'altro giorno, hanno votato contro. Questa è la strada della politica che a me non piace, però parliamone, più se ne parla e meglio è. Bene, lo facciamo, lo faremo, grazie a Paolo Siani, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.